Un monolite nero è apparso nella storia di Oppo. La Reno 12 Series finalmente introduce l'intelligenza artificiale anche in Europa. E ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Io sono Davide Marra, un fotografo e un videomaker. Su questo canale trattiamo per lo più di fotografia analogica, ma come potete vedere spaziamo anche nell'ambito del digitale. Perciò se vi interessa l'argomento, oppure vi interessa il mondo Oppo, il mondo della fotografia e del videomaking in generale, mi raccomando, sapete cosa dovete fare, e cioè iscrivervi al canale. Ma entriamo nel vivo di questa recensione e partiamo dall'unboxing, dove abbiamo due mancanze. Partendo da quella meno grave, manca la cover. Mancava già nel Reno 10 Pro, che ho recensito qui in alto, tra l'altro, non che sia un grosso problema, ma manca innanzitutto il trasformatore. Però c'è già applicata la pellicola, come praticamente tutti i telefoni Oppo che ho posseduto, credo. Però qui già vi posso introdurre una cosa, ovvero che Oppo ha lavorato tantissimo sulla resistenza di questo telefono, facendo tantissimi test e soprattutto certificandolo. Abbiamo un Gorilla Glass Victus 2, che sostanzialmente rende il nostro display virtualmente, diciamo, indistruttibile. L'hanno fatto passare sotto macchina, hanno fatto dei test di pressione con delle presse, insomma, ne è uscito sempre indenne. E anche la back cover dovrebbe essere molto più resistente rispetto ai modelli precedenti, ragion per cui questa volta deciderò di tenere il telefono senza cover. La pellicola gliela metto comunque perché non mi dà fastidio, però la cover voglio evitarla. Anche se proprio questo telefono secondo me avrebbe bisogno della cover perché il design posteriore, posso dirlo, è il più brutto che abbia mai visto su un Oppo, purtroppo. Questa cosa qui sotto, che tra l'altro è lucida e lascia le impronte, perché era già bello così. Non potevi farlo normale, sobrio, su tutta la back cover? No, bisogna aggiungere questa striscia qui, ma perché? Poi tra l'altro finalmente sei tornata a mettere le tre fotocamere in fila senza crocchi strani, come per esempio nel Reno 10 Pro, cosa che avevo criticato. C'è questa rifinitura attorno che pure è bella, anche se qui di nuovo è lucido e quindi ci sono ditate sporco. Perché dovevi fare questa cosa? Però riguardo al design, questa è la colorazione Nebula Black, quindi questo violetto in sottofondo, ma prevalentemente nero. E poi c'è anche la versione Nebula Silver, che è la più bella secondo me, anche se è un po' più femminile, ma c'ha un disegno molto più particolare e distintivo, ma molto molto elegante. Anche se il più bello di tutta la serie è il Reno 12 Silver, quello che mi avevano dato di Ibiza, che è veramente spettacolare a livello di design. L'ho amato alla follia. Peccato non poterlo avere. Ma sinceramente ho preferito avere questo Reno 12 Pro perché ha una fotocamera in più sostanzialmente. Su questo 12 Pro abbiamo una principale che è questa qui al centro da 50 megapixel stabilizzata otticamente, quindi ottimo lavoro Oppo, che per i video questa stabilizzazione ottica è essenziale. In più abbiamo una 2x da 50 megapixel, finalmente aggiunge i 50 megapixel su una tele, perché i megapixel sono molto più importanti a mio avviso su una tele, perché poi ci consentono di andare a zoomare anche oltre. Però rimane la classica 8 megapixel sulla ultra grandangolare. Sulla qualità video e foto questa volta però non mi voglio soffermare tanto perché mi sono già soffermato tantissimo sul Reno 10 Pro. Il comparto fotografico è sostanzialmente uguale, quindi è inutile andare a cercare di nuovo il pelo nell'uovo sulla, per esempio, modalità notte, sulla modalità ritratto, che anche qui è spettacolare. La modalità ritratto di Oppo mi piace veramente tanto e continua a piacermi soprattutto nei video, cosa molto sottovalutata. Però qui dobbiamo fare una digressione molto più importante sull'intelligenza artificiale ed è per questo che voglio sacrificare un po' la parte di qualità dell'immagine. Però sono stati fatti alcuni studi che hanno dimostrato che molte persone non comprano un telefono per l'intelligenza artificiale, ma continuano a comprarlo soprattutto per la qualità dell'immagine, per le prestazioni, la memoria e tutto quanto. Questo Reno 12 Pro ha già tutto, ma l'intelligenza artificiale cambia la vita di tutte quelle persone e anche a coloro che sono convinti che l'intelligenza artificiale non serva a niente. Facciamo subito qualche esempio e vi mostro anche com'è così semplice da utilizzare. Non serve essere degli esperti di tecnologia, anche i boomer possono utilizzarlo. Sicuramente
sicuramente ci sarà capitato di fare tantissime foto, per esempio soprattutto a monumenti. Bene, con Oppo Eye Eraser, si chiama così il tool, possiamo andare o a selezionare per esempio un oggetto o una persona, e così l'intelligenza artificiale lo riconoscerà e lo rimuoverà integrandolo con lo sfondo. Oppure il secondo metodo è quello di andare a colorare tra virgolette sull'oggetto. È esattamente la stessa identica cosa del laso. Non ho capito perché fare questa distinzione, bastava mettere un solo strumento. Poi c'è direttamente lo strumento rileva persone, che va a rilevare le persone intruse, e in quel caso possiamo rimuovere tutte, e dico tutte le persone con un solo tocco, senza andare a selezionarle una a una. Inoltre poi in futuro, non è ancora stata implementata questa funzione ma dovrebbe arrivare intorno ad agosto, c'è anche il seleziona la faccia migliore. In concreto è questo: noi ci facciamo delle foto di gruppo, scattiamo per esempio una decina di foto e ci sarà sempre quella persona che dice io sono uscita bene qui, io sono uscita bene qui, e puntualmente qualcuno pubblica la foto dove in prima persona è uscito bene e però tutte le altre magari sono uscite male. Tramite questa funzione l'intelligenza artificiale va a prendere un po' di tutte le facce, di tutte le foto, e va a fare una selezione delle migliori facce. Quindi questo è un tool veramente veramente importante. Capite quanto può essere alla portata di tutti? Anche se pensiamo non sia necessario, fidatevi che quando ce l'avremo non ne potremo più fare a meno. Ma l'intelligenza artificiale non si ferma qui, perché abbiamo la possibilità di andare a selezionare dei testi di alcuni articoli, di poterli farli leggere alla voce dell'intelligenza artificiale, e possiamo scegliere fra uomo e donne. Oppo, Wikipedia, user navigation. Wiki Loves Earth Italy is the photographic contest dedicated to the Italian protected areas. Ma soprattutto possiamo velocizzare e leggerli a velocità per due, così da poter risparmiare tempo. E non è ancora finita qui, perché possiamo per esempio chiedere di riassumerli, e questo riassunto c'è anche nelle registrazioni vocali. Quindi se vogliamo andare a registrare una lezione possiamo riassumerla tramite l'intelligenza artificiale. Piccolo disclaimer però: questi tool funzionano solo con la lingua inglese, e questo è un enorme peccato. Spero che in futuro, con un aggiornamento, possa finalmente arrivare la lingua italiana, in maniera tale da rendere questo tool veramente veramente formidabile. Un altro tool che potrebbe far comodo a molte persone è quello del Clear Voice, oppure pulisci voce in italiano, attivandolo dal menu a tendina ogni volta che andiamo a fare una videochiamata. Io lo lascerei sempre attivo sostanzialmente, però ogni volta andando a selezionare questo tool quando facciamo una chiamata, l'intelligenza artificiale andrà a isolare la nostra voce, per esempio se ci sono rumori esterni come un concerto, un cantiere vicino a noi che fa dei rumori abbastanza importanti. In questo modo andrà a isolare la nostra voce, facendola sentire molto meglio all'interlocutore. Ma tutti questi tool sostanzialmente esistevano già. C'è per esempio ChatGPT, che vi può riassumere degli articoli, basta fare copia e incolla. C'è Lightroom, che vi può rimuovere oggetti o persone nelle foto. Ma il fatto di poterlo fare tutto direttamente in app, senza app esterne, senza fare troppi giri, lo rende molto più accessibile anche alle persone che hanno meno familiarità con la tecnologia. Ma ci sono anche altri brand che sono arrivati prima su queste funzioni. Ma una novità c'è, e si chiama Link Boost, ed è quello per cui ero più curioso di provare questo telefono. Avete presente tutte quelle volte in cui uscite di casa, quindi siete collegati al wifi, dovete uscire, e ci sono quei secondi che passano finché non riaggancia la rete cellulare? Oppure per esempio mentre state andando in ascensore, che puntualmente la linea cade, magari state facendo una chiamata, una videochiamata? Beh, sicuramente questa cosa dà parecchio fastidio. Tramite Link Boost, che non è neanche un'opzione che dovete scegliere ma che c'è di default sempre, l'intelligenza artificiale, tramite le tantissime antenne che sono cosparse qui sul bordo del telefono, andrà ad ottimizzare al meglio la ricezione del segnale, andandola a potenziare. E quindi questo non implica solo un migliore segnale in tutte queste situazioni che vi ho raccontato, ma pensiamo per esempio a chi come me lavora tanto in treno, passa attraverso gallerie, il telefono si sgancia e si aggancia a diverse cellule. Questa funzione è veramente formidabile. Purtroppo però non ho potuto fare dei test concreti, perché ci vogliono due SIM praticamente uguali, i telefoni devono stare allo stesso identico punto, insomma fare un test accurato non è semplice. Vi dovete basare un po' sulla mia esperienza personale. L'ho usato in una volta in un viaggio in treno e devo dire che un miglioramento l'ho visto. Non ho gridato al miracolo. Questa funzione è veramente formidabile. Purtroppo però non ho potuto fare dei test concreti, perché ci vogliono due SIM
praticamente uguali, i telefoni devono stare allo stesso identico punto, insomma funzione, e vedete che la lista di funzioni incredibili aggiunte da Oppo su questo dispositivo è la tecnologia che vedo per la prima volta su un telefono, Splash Touch. Avete presente tutte quelle volte in cui magari state cucinando, siete appena usciti dal mare, dalla doccia, dovete rispondere a un messaggio ed è impossibile utilizzare il vostro telefono perché l'acqua interferisce con il touch? Beh, tramite questa tecnologia Splash Touch questo non sarà più un problema, perché potremo usare il telefono con le mani bagnate come se niente fosse. Guardate come è reattivissimo, non sbaglia un colpo, o meglio ogni tanto qualche colpo, uno o due li ha sbagliati, ma sono quei colpi che sbaglia anche con le dita asciutte, cioè avete presente quando magari non premete bene? Quindi sostanzialmente il telefono è utilizzabile come se l'acqua non ci fosse, è incredibile. E inoltre voi mi direte, eh sì, ma se ci butto l'acqua lo rovino? No, perché è IP65, quindi resistente a spruzzi d'acqua e a polvere, quindi non va immerso in mare, non va immerso in acqua, ma semplicemente se cade qualche spruzzo possiamo stare tranquilli. Bene, ora vi ho parlato di tutte le cose fondamentali di questo telefono, tutte le feature che hanno sostanzialmente rivoluzionato questa nuova serie. Andiamo adesso ai dati un po' più tecnici, quindi per esempio lo spessore del telefono, che è molto contenuto, 7,5 mm, veramente sottilissimo, per 180 grammi di peso, quindi in mano si tiene veramente benissimo, scivola in tasca che è una bellezza, soprattutto senza cover, quindi veramente un ottimo prodotto, non si sente in mano perché è leggerissimo. Abbiamo uno schermo leggermente curvo, non troppo, sembra essere un telefono con i bordi quadrati, infatti lo è ai lati, ma comunque il telefono è un po' curvo. Io non sono amante dei telefoni curvi, però questo qua non dà così tanto fastidio. Lo schermo è da 6,7 pollici con una bellissima proporzione schermo cornice, la cornice è uniforme su tutti i lati, quindi molto bello, Full HD Plus 120 Hz. Il processore è il Dimensity 7300 Energy di MediaTek, dove questo Energy sta a significare il fatto che dovrebbe essere particolarmente ottimizzato per quanto riguarda il consumo di batteria. Batteria che è da 5000 mAh. Ragazzi, è una bomba, perché a fine giornata sono arrivato tranquillamente col 30% in una giornata parecchio stress, ma se lo utilizzate mediamente potete arrivare anche al 40-50%, una cosa veramente incredibile. Quindi per tutti coloro che hanno bisogno di un telefono con una buona batteria, questo qui va benissimo, e va benissimo anche se avete bisogno di un telefono con tanta memoria, perché abbiamo 12 giga di RAM espandibili virtualmente a 24, quindi non avremo mai problemi di rallentamento sostanzialmente del telefono, ma anche 512, e lo ripeto ad alta voce, 512 giga di memoria interna, espandibili anche fino ad 1 tera. Quindi ragazzi, non vi potete lamentare sotto questo punto di vista. Ragazzi, le feature introdotte erano veramente tantissime, spero di non avervi annoiato e spero soprattutto però di avervi convinto a passare all'intelligenza artificiale. Anche se pensate che non faccia il caso vostro, fidatevi che una volta che la proverete, con questa semplicità disarmante, non potrete più farne a meno. Se siete interessati alla Reno 12 Series, trovate il Reno 12 Pro a 599 € e il Reno 12 a 499 €, entrambi con praticamente le stesse caratteristiche, il Reno 12 ha una fotocamera in meno, ma comunque anche l'intelligenza artificiale. Se date un'occhiata al sito di Oppo c'è sempre una qualche promozione attiva. Mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate di questo telefono, se avete intenzione di comprarlo, se avete qualsiasi domanda o curiosità qui sotto nei commenti, oppure potete scrivermi direttamente in direct su Instagram a @DavideMaranon, tanto rispondo a tutti quanti. Poi lasciate un mi piace a questo video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale per non perdervi nessun'altra novità e non mi resta che darvi appuntamento a venerdì prossimo alle 14, sempre qui sul mio canale. Ciao!